Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi si torna a parlare di giochi di ruolo e vi voglio presentare un prodotto alquanto particolare e stranissimo che vedete qui davanti, Genofunk, primo prodotto creato e edito da Stratagemma Firenze, che ricordo essere un negozio molto famoso dove sono stato diverse volte anche in passato, che vende giochi di ruolo, giochi di società, board game, pitture, Warhammer e quant'altro. E che ora si sono messi anche a fare da editori dei propri prodotti, e questo è il loro primo prodotto che viene lanciato sul mercato. È un GDR molto cupo, è un GDR senza speranza. E ora nel video cioè voi fate il personaggio e già sapete che siete morti. Sembra un po' l'inizio di Project Zomboid. E ora poi nel corso del video vi spiegherò perché. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Stratagemma che mi ha mandato questa copia per la recensione e addirittura l'edizione in tiratura limitata che vedete qui davanti, che è veramente, veramente figa. Ed è un gioco molto bello che potrà interessare molte persone, ma assolutamente non per tutti, e vi dirò perché dopo la sigla. Genofunk, a cura di Stratagemma Edizioni, è un gioco di ruolo che ci vede calare nei panni di un eroe morente. L'ambientazione, per quanto nel manuale non c'è, è leggermente accennata su alcune note scritte dai sopravvissuti o qualche tipo di diario scritto un po' alla, se vogliamo, sine requie, che io adoro, quindi la capisci dalle lettere, praticamente dallo scritto in prima persona. È un'ambientazione post-apocalittica o, se vogliamo, un po' forse più cyberpunk, ecco, sci-fi che non post-apocalittica, dove c'è stata una grandissima eruzione solare e dopo questa immensa eruzione solare, come non ce ne sono mai state, sulla Terra tutte quante le tecnologie non funzionano assolutamente più. Quindi tutto quello che era collegato all'elettricità è andato completamente perso e non è più assolutamente recuperabile. Quindi dimenticatevi attrezzature, telefonini, televisori, anche perché bene o male a metà dei tempi nostri, leggermente più avanti, con la prima colonizzazione della Luna e quant'altro, comunque non tanto avanti. E televisori, computer, console, non funziona assolutamente più niente di elettrico. Il mondo è tornato a vivere. Più che tornato a vivere, è regredito con la tecnologia, perché ci troviamo in un'ambientazione, come un po' ti fa capire, cyberpunk, che tra l'altro l'ambientazione vera e propria non c'è, ma la dovete creare voi tutti insieme al tavolo, quindi anche bellino per questo, ti dà delle linee generali, però poi l'ambientazione ti fa capire che è un cyberpunk, ma la devi fare te, quindi la fai te col master e gli altri giocatori. E in questa ambientazione ci sono le modifiche corporee, tipo Cyberpunk, Night City per farvi capire, braccia cromate, gambe potenziate, non lo so, addirittura impianti neurali che ti fanno connettere come fosse un telefonino alla rete. E le nazioni non esistono più, quindi non c'è più il concetto di America, Italia, Europa. No, ci sono le aziende, un po' come le multinazionali, un po' come le corporazioni di cyberpunk, la Militech, la Rasaka e quant'altro. E ci sono queste aziende, ce n'è tre fondamentalmente grandi, tre macro aziende, che sono l'azienda America, l'azienda Europa e l'azienda Asia. Quindi si vanno a spartire tutto quanto il mondo e offrono prodotti ovviamente di grande consumo tecnologici, quindi modifiche corporee, proprio alla cyberpunk vere e proprie, come anche una specie di brain dance, oppure per i videogiochi, che poi la maggior parte sono sempre a sfondo sessuale, erotico, però con l'avvento di questa eruzione solare non funziona più niente. Quindi questo è quello che ci dice il regolamento, che è un'ambientazione che va costruita tutti insieme, però laddove il mondo è completamente distrutto e quindi devi tirarne un pochino fuori un sunto tuo, ecco, come più ti aggrada. Lo puoi ambientare a Night City, lo puoi ambientare in una, boh, non lo so, a Tokyo del futuro, dove ti pare assolutamente a te. Cos'è che caratterizza questo gioco? Che i vostri personaggi hanno un male incurabile e stanno morendo. Quindi non siete dei supereroi, siete nemmeno delle persone comuni, perché siete delle persone che magari sanno combattere, oppure semplicemente sanno parlare, o un grande politico, un po' di tutto, però siete una persona che sa fare bene qualcosa, ma vi state deteriorando piano piano. E infatti quando inizia il gioco bisogna decidere un po' i tratti del personaggio e l'archetipo. L'archetipo, che sarebbe tra 100.000 virgolette la classe, non lo decidete voi, ma lo decidono gli altri giocatori.
Ovviamente dovete essere d'accordo, perché se vi danno un archetipo che nel manuale sono elencati un po' come personaggi del mago di Oz, l'uomo dal cuore di latta, oppure il mago, oppure Dorothy, oppure il senza il leone, senza coraggio e cose del genere, questi sono gli archetipi. E quando andate a creare il vostro personaggio, l'archetipo ve lo danno gli altri giocatori al tavolo. Quindi se vogliono che voi siate, non lo so, il coraggioso o il sentimentale del gruppo, saranno gli altri a dirlo, ovviamente. Poi, prima di iniziare a sviluppare il personaggio, dovete essere tutti d'accordo. Non è che devi a forza giocare qualcosa che non ti piace. Però il tuo personaggio, se non erro, tutti i personaggi, praticamente tutti, questa ambientazione, sono stati colpiti da questa malattia, da questo virus che si chiama la SES, se non erro, SS, qualcosa del genere, che lo sta pian piano deteriorando. Quindi il vostro personaggio morirà. A ogni alba sarà sempre più vicino verso la morte. E ogni volta che, il gioco si basa sul D6, andrete a fare un tiro, una prova, un combattimento, una fuga, a provare, non lo so, boh, a mettere in moto un macchinario, la luce, l'elettricità non c'è più, quindi con altri metodi, o qualsiasi cosa, a saltare da un tetto a un altro, dovete fare un tiro. Se volete riuscire di più nell'impresa, dovrete andare a discapito sacrificando una delle vostre caratteristiche. E mano a mano che andrete a sacrificare le caratteristiche, il vostro personaggio sarà sempre più debole, però allo stesso tempo seguirà una strada, un percorso particolare che guadagnerà con i punti karma, che è la via dorata o la via d'oro, insomma, dovrà seguire questa strada e acquisterà delle abilità, non è che partite forti e finite per morire. Anche nella strada per la morte questa SS vi sta uccidendo ma vi dà qualcosa in più, quindi potrete guadagnare ad esempio dei tratti che potrebbe essere un tratto, ad esempio il ma, bat, il ma. Quindi, quando il Game Master andrà a narrare qualcosa, salti da un tetto, fallisci la prova, caschi di sotto e ti schianti, te magari potresti aggiungere, sì, casco di sotto, mi schianto, ma non del tutto, perché alla fine rotolo su, boh, non lo so, c'era un terrazzino a metà altezza, oppure finisco giù su una masnada di cartone che bene o male attutisce il colpo e quindi non mi ammazzo. Quindi potrete guadagnare questi tratti che vi serviranno a livello narrativo, perché Genofunk è un gioco 100% narrativo, ci sono i tiri di dado, ma è poca roba, più che altro un gioco narrativo dove tutti insieme andrete a creare tutto, la storia e l'avventura, perché non è nemmeno il Game Master che crea l'ambientazione, ve la mette lì, ve la spiega e si parte. Durante la creazione del personaggio si crea anche il mondo insieme, ed è più bello perché fondamentalmente creiamo un mondo che piace a tutti. E abbiamo la sicurezza che piacerà a tutti, perché penso sia scontato, insomma, ognuno ci mette un po' del suo, dovrebbe a regola piacere a tutti. Però il vostro personaggio piano piano morirà. Ogni volta che ci sarà un'alba, quindi non fate ad esempio, passa una settimana, questo è un gioco che si sviluppa in giorni, non fate passare, allora ci mettete una settimana o un mese a arrivare in quel punto, perché il vostro personaggio in un mese è morto. Ogni volta che c'è un'alba si perde permanentemente una caratteristica, fino a poi arrivare al livello base o zero delle caratteristiche, il vostro personaggio è bello che è morto. Quindi questo è un gioco dove ogni ora e ogni giorno soprattutto è molto 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 importante. Il gioco, il manuale è abbastanza basico, sembra di vedere un vecchio terminale in DOS, oppure la classica cascata di dati illeggibili del Matrix. È molto evocativo, molto semplice, non vi aspettate di trovarci disegni, grafica strana, però è ganzo, sembra un po' un vecchio terminale anche alla Fallout, se vogliamo. Però il gioco, ragazzi, è molto pesante. Anche le descrizioni e le lettere che si vanno a leggere all'interno le ho trovate della stessa forza, anzi forse qui leggerissimamente di più, di Sine Requie. Quindi Sine Requie non è un gioco che potete metterci introduttivo dei giovani o dei ragazzini o gente magari anche semplicemente adulta ma sensibile alla Seconda Guerra Mondiale, alla Shoah e quant'altro, perché ovviamente gli verrà rigetto a fare un gioco del genere, o gliela ammorbidite un po' o sarà impossibile, come qui non potete mettere un ragazzino a giocare magari dicendogli guarda, ha creato un personaggio che sta morendo, ha un brutto male che lo sta consumando, il tuo personaggio da qui alla prossima 3, 4, 5 sessioni, massimo 6, morirà. Quindi non è un gioco semplice, capito? Poi piano piano sembra quasi reale, perché piano piano il tuo personaggio muore, gli va via l'udito. Magari uno dei sintomi più lievi, l'acufene. Che ne so, sente sempre questi suoni nelle orecchie, poi a un certo punto inizia a sentire le voci. Poi magari la terza, quarta sessione diventa muto. Oppure perde l'udito o diventa cieco. E poi alla fine muore completamente, perché questa SS vi consuma da dentro e vi mangia.
E il gioco è molto forte, però comunque è un gioco molto interessante ed è bello perché il gioco si fa insieme, l'ambientazione, la creazione del personaggio, è un gioco che vi farà sentire parte di un gruppo perché tutti insieme, sapendo che in gioco lo sapete che state andando a morire, non è una segretezza, dovrete fare il possibile per sopravvivere e andare avanti. Quindi, in conclusione, questo Genofunk a cura di Stratagemma Edizioni, che io ringrazio di cuore per la copia base e la copia da collezione che vedete qui davanti, la collector, per questo gioco che mi hanno offerto, molto interessante. Sicuramente ci vorrò fare una partita per provarlo, per vedere un po' come funziona, anche perché per come viene presentato nel manuale ricorda un po' tanti film e serie televisive che ho visto in passato e mi interessa tipo The Divide, e mi interesserebbe insomma provare a farci una partita, insomma a fare da Dungeon Master tra virgolette. Quindi è molto 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 interessante. Se lo volete ordinare, primo link in descrizione direttamente da Stratagemma Edizioni. Quindi andate sul loro sito e dal loro sito potete fare richiesta per ordinarlo. È un gioco molto interessante, è un bel GDR, è ben pensato, è geniale, è truce, ma no al punto giusto, è truce, veramente al massimo livello, pulp, gore, tutto il possibile. Però ve l'ho detto, è un gioco non per tutti, ma se volete provare qualcosa di originale, non alternativo, originale, perché non esiste gioco GDR provato in 40 anni della mia vita che mi abbia detto te crei un personaggio che sta morendo. Quindi è anche difficile interpretarlo, è molto particolare, ti mette in gioco, ecco, rispetto a tanti altri. Provatelo, assolutamente consigliato, grazie a Stratagemma Edizioni, e poi, insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ciao, alla prossima!